cama, bienvenue, de welcome. For gente, it runs is the ranger. Group pieces, yeah, je suis enchanté. Happy to see you, blind the rest and stay. Alla Royal Festival Hall si è tenuta la performance di una nuova sinfonia di uno dei compositori moderni più famosi nel mondo, il maestro Massimiliano Due Capanni Sbarzi. Un applauso. Buonasera. Posso divagare solo per un momento, maestro? Questo, come posso chiamarlo, questo suo nomignolo? Ah, sì, sì, sì. Due Capanni. Sì, sì. Come le è venuto in mente? No, in realtà non sono io ad usarlo. Alcuni miei amici mi chiamano così, Due Capanni. E di fatto lei ha due capanni? No, 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 io ne ho uno soltanto, ce l'ho da un po' di tempo. E che qualche anno fa avevo espresso la volontà di comprarne un altro e da allora alcune persone mi chiamano Due Capanni. Nonostante ne abbia solo uno. Sì. E sta pensando di comprare un altro capanno? No, no, no. Da dare senso alle pizze? No, no, assolutamente no. Capisco, capisco. Ma torniamo alla nostra sinfonia. Grazie. Quindi ha scritto questa sinfonia nel capanno? Ma no! Ha scritto qualche opera di recente in questo capanno? No, senta, senta, è un comunissimo capanno da giardino. E sta pensando di comprare un secondo capanno in cui scrivere? No, 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 senta, questa storia dei capanni non ha importanza. I capanni non sono importanti. Sono soltanto alcuni miei amici che mi chiamano così, Due Capanni, tutto qua. Io sono un compositore, vorrei che mi si facessero delle domande sulla mia musica. La gente mi chiede sempre dei capanni, io ne ho abbastanza dei capanni, non avrei mai dovuto comprarne uno. Quindi starà pensando di venderne uno? Sì, sì, lo voglio vendere. Allora si chiamerà Massimiliano Nessun Capanno Sbarzi. Senta, lasciamo perdere. Buonasera signorina, come si chiama? Sì, 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 sì. Qual è il suo nome? Vado a messa ogni domenica. Splendido! E su quale premio avrebbe messo gli occhi questa sera? Eh? Mi piacerebbe la legnata in testa. La legnata in testa! Proprio qui. Splendido! Allora, la prima domanda per guadagnarsi la legnata in testa è... Quale grande oppositore del dualismo cartesiano teorizza la riduzione dei fenomeni psicologici a seconda degli stati fisici? Ma non lo so. Beh, ma ti indovinare! Henri Bergson! Ah, giusto! Ah! Un applauso! Per guadagnarsi questa legnata in testa, qual è il cibo preferito dei pinguini? Polpettone. Splendido! No, non può donare l'urina invece del sangue. Ma non mi importa se ci tiene. No, non esiste una banca dell'urina. La prego. No, non ci sono richieste per l'urina e poi ne abbiamo già abbastanza anche senza volontari che la donano. Ma un campione. Non vogliamo campioni, o il sangue o nulla. Le darò il mio sangue se lei mi darà... Cosa? Un contenitore per l'urina. No, no, per favore, se ne vada. Ma non voglio donare il sangue. Non deve, se ne vada, per favore. Posso
suonare la saliva? No. Sudore? No. Cerume? No, no, senta, questa è una banca del sangue, noi vogliamo solo il sangue. E va bene, le darò del sangue. Dove l'ha preso? Oggi, è di oggi. Che gruppo? Lei che gruppo è? A. È A. Aspetti un... Ma è il mio! Grazie, dottore. E inoltre cosa devo fare? Ho passato 4 ore a seppellire il gatto. 4 ore per seppellire un gatto? Sì! E non stava fermo, si dimenava, urlava come un pazzo. Non era morto allora? Lo so! È che stavamo per partire per le vacanze e ho pensato che fosse meglio seppellirlo. Comunque, non era un bravo gatto. Già, non è bello tornare dalle vacanze e trovare un gatto morto. È meglio subito. Meglio subito. Facciamo abbattere il pappagallino. Davvero? È molto vecchio? No, è che non ci piace più. Lo portiamo dal veterinario. E come li abbattono i pappagallini? Con un libro. Qui. Voglio morire. Mama thinks I'm living in a convent. Broadway. A secluded little convent in the southern part of France. Mama doesn't even ever clean that I'm working in the nightclub in a pair of lacy pants. So please, sir, if you run into my without a nickel celestial, why did I keep this? Valigerò solo l'appartamento. Lo giura? Niente enciclopedie? Assolutamente no. Oh, d'accordo, allora entri pure. Grazie. Non so se ha considerato i vantaggi di possedere un'enciclopedia, signora, può fare miracoli. Per esempio. Vogliamo berci un caffè? E intendevo farmi una sega! Amici, ho sempre odiato il caffè! E Goethe! E Goethe! E adesso, l'ora delle fiabe. Ciao, bambini. Ecco la fiaba di oggi. Un giorno, Ricky il folletto magico andò a visitare Daisy Bumble nella sua cadente casetta di campagna. La trovò in camera da letto. La afferrò violentemente alle spalle, la trascinò sul pavimento e le strappò le muta... Il vecchio capitano Nick era un tipo impetuoso. Era forte, ma anche allegro. Amava la vita di mare.
e amava passare il tempo giù al molo dove gli uomini si vestivano da donna. Rumpeltwister gestiva il negozio Tinky Tinky ai piedi della quercia magica, proprio accanto al cespuglietto traballante, all'ombra della radura, nella valletta ombrosa. Lì vendeva preservativi e... disciplina. Nudo! Con un ananas! Musica! Signori,
Dunque, parliamo del deficit fiscale del bilancio monetario dell'anno finanziario, tranne le esportazioni aggiustate ovviamente alle variazioni stagionali e alle statistiche incrementali dei piani fiscali e delle entrate per il prossimo periodo di bilancio annuale che termina in aprile. Penso che parli delle tasse. Bravo onorevole Nanni, ben detto, le tasse sono il fulcro del mio discorso. Signori, dobbiamo trovare qualcosa di nuovo da tassare. Questa l'ho capita. Ma quasi tutte le cose che facciamo per piacere oggi sono state tassate, tranne una. Chanson pour Pastacheux, tout Java à manger. C'est une histoire très triste, l'histoire de Suzette, mais ça s'arrange très bien. Entre côte grillée, béchamel, pommes frites, salade de chef, haricots, saucissons, escalopes, omelette à la maître d'hôtel. Questa sera ridefinirò la nostra posizione sugli aiuti all'agricoltura e i loro effetti sui nostri rapporti con la comunità europea. Maestro, prego. Sebbene, in teoria, siamo tutti concordi nel porre fine ai prezzi garantiti, crediamo anche nella necessità di introdurre altrettante tasse per mantenere i prezzi al consumo a livelli realistici. Ciò verrà sistematicamente adeguato per poter insieme mantenere un'alleanza positiva e mutui benefici per gli scambi commerciali e la pace nel mondo. Two ladies, and I'm
dopo la mia richiesta di rimborso. No, abbiamo giudicato che la sua richiesta di rimborso è assolutamente insoddisfacente. Ma mi scusi, lei veramente ha scritto che mi avrebbe riempito la bocca col cemento? Ma è soltanto il gergo che noi usiamo noi, quelli delle assicurazioni. No, guardi che la mia macchina era dentro al garage ed è stata investita da un camion. No, senta! Lei non mi vuole risarcire? Me la rendo del fischio. Qua davanti, qua davanti ho la sua polizza e qui c'è scritto chiaramente che lei non ha diritto ad alcun risarcimento. Lei ha sottoscritto la nostra polizza, non paghiamo mai, e se non chiede mai risarcimento è ottimale, ma visto che lo sta chiedendo. La che alcanza va più, se va la penda lì, cerce più l'uomo, fuori se fè, e se tra i bianchi. Avec le temps va, tout se va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait, au-dessus de la garde, entre les mots, entre les lignes, et sous le phare, dans sa maman qui s'en va faire sa nuit, avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, même le plus cher souvenir, s'attra un de ce cœur, à la galerie cheval fou, dans le rayon de la mort, le samedi soir que la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait, pour un rond, pour un rien, l'autre qui l'on donnait, tout va naître bichon, pour qui l'on y fait tout son âme, pour quelque chose, devant qui l'on traînait, comme traîne le champ.
buono, vero? Molto buono. Vero, 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 vero. Molto buono. Strano però, Trovarci qui, in questo posto, avete Chateau de Tanger. Chi ci avrebbe pensato 20 anni fa? 30. 40. 50. Tanger, Chateau de Tanger! 50 anni fa saremmo stati contenti di avere i soldi per un cappuccino. Un cappuccino freddo! Senza latte, senza zucchero. E senza caffè. In una tazza scheggiata e senza manico. Ma noi non avevamo neanche la tazza. Noi per bere usavamo un giornale arrotolato. Il meglio che riuscivamo ad avere noi era uno straccio umido da succhiare. Però, sapete, eravamo felici a quei tempi, anche se eravamo poveri. Proprio perché eravamo poveri, giusto? Il mio vecchio me lo diceva sempre, i soldi non danno la felicità, figliuolo. E aveva ragione. Che tempi quelli. Ero più felice allora e non avevo niente. Abitavamo in questa vecchia casetta. Con dei buchi così, tutto fitto. Una vecchia casetta, dice, era pur sempre una casa. Noi vivevamo in una stanza, in 26. Niente mobili. Metà del pavimento non c'era. E noi vivevamo schiacciati in un angolo per paura di cadere di sotto. Eravate fortunati voi ad avere una stanza. Noi dovevamo dormire nel corridoio. Noi sognavamo di avere un corridoio. Fortunati voi nel corridoio. Per noi un corridoio sarebbe stato come dire un palazzo. Abitavamo in una vecchia cisterna, in cima a una montagna di spazzatura. Ci svegliavamo ogni mattina quando ci rovesciavano addosso tonnellate di pesce marcio. Casa? Casa, ho detto casa per dire casa. Un buco in terra con una tela catramata sopra. Per noi insomma era una casa. E noi fummo sfrattati da quel buco e andammo a vivere in un lago. Ah, eravate fortunati ad avere un lago. Noi stavamo in 150 dentro una scatola da scarpe, in mezzo alla strada. Una scatola di cartone? Sì. Fortunati! Noi stavamo dentro per 3 mesi, ci siamo rimasti in una barchetta di carta. Dentro un serbatoio tossico. Dovevamo alzarci ogni mattina alle 6, pulire la barchetta di carta, andare a lavorare al mulino 14 ore al giorno per 6 centesimi la settimana. E quando tornavamo a casa, nostro padre ci mandava a dormire, frustandoci con la sua cinghia. Che lusso! Noi dovevamo alzarci dal lago alle 3 del mattino, pulire il lago e mangiare una manciata di becchime caldo. Caldo? Rovente, vorrei dire. 20 ore al giorno al mulino per 2 centesimi al mese. Tornare a casa e il papà ci picchiava tra capo e collo con una bottiglia rotta. Se eravamo fortunati. Beh, anche per noi era dura. Dovevamo alzarci dalla scatola da scarpe nel mezzo della notte e pulire la strada leccandola con la lingua. Mangiavamo mezza manciata di becchime ghiacciato
Lavoravamo 24 ore al giorno al mulino per 4 centesimi ogni 6 anni. E quando tornavamo a casa, nostro padre ci tagliava in due col coltello da cucina. Va bene! Io dovevo alzarmi alle 10 di notte, mezz'ora prima di andare a letto. Mangiare un dozzo di pane velenoso. Lavorare 29 ore al giorno. Giù al mulino e pagare il padrone del mulino che ci permettesse di andare a lavorare. E quando tornavamo a casa nostro padre ci uccideva e veniva a ballare sulla nostra tomba cantando alleluia. E se provi a dirlo ai giovani d'oggi, non ti credono! Pick up and you're in open.
Claudio Germanini era fuori della dietro. E Sandro Righi, nostro compositore, Tiziano Santi, Marco Demoni, Claudio Coloretti, Fondazione Teatro 2, Maier, il nostro costumista. Domani sera vi aspettiamo per 14 ore. Se volete, siamo ancora qua, volete dormire qua per stasera? Grazie. Grazie ancora a tutti quanti.